parlare proprio di questo, in studio c'è Germano Dottori, che è docente di studi strategici all'Università LUISS, e allora benvenuto a Rai News. Iniziamo Grazie. proprio commentando questo incontro. Siamo davvero a una svolta significativa per la soluzione della crisi libica, secondo lei? Potrebbe essere, questo dipende dal fatto non solo che si è mossa la Francia, ma che la Francia si è mossa avendo alle spalle il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che molto probabilmente a questo punto piano piano svelerà il suo disegno per il Nord Africa, che passa per la valorizzazione del ruolo dell'Egitto. A questo punto, quindi, in Libia anche per la crescita delle responsabilità e delle funzioni di Haftar. Per l'Italia lo scenario è complesso, nel senso che noi siamo andati avanti sulla base della vecchia impostazione decisa dal presidente Obama, che aveva scommesso tutte le sue carte su Serraj. Io credo che Serraj probabilmente conserverà un posto, diciamo, di prestigio, ma privo di poteri effettivi nel futuro della Libia che si va costruendo. Se reggerà dipende tutto da come reagiranno le componenti che sono rimaste fuori dall'accordo. E segnatamente, per esempio, io penso a Guelda, che è uno degli uomini più forti di Misurata. Ecco, la Libia, dicevamo, l'abbiamo visto, è paese di partenza per i migranti che raggiungono l'Europa. Al-Serraj è l'autorità riconosciuta dalla comunità internazionale. Oggi abbiamo sentito, ha chiesto proprio all'Italia un aiuto navale in acque libiche contro i trafficanti. E poi c'è la Merkel che è pronta a sostenere questa iniziativa. Quali sono gli ostacoli sul campo? Ma sul campo non è che ci siano degli ostacoli straordinari, in realtà si stanno creando le condizioni per dar vita alla famosa fase 3 dell'operazione Sofia, quella che contempla il respingimento alle coste dello stato sorgente dei flussi. Questo si può fare soltanto nelle acque territoriali dello stato da cui partono i flussi e quindi evidentemente adesso c'è la condizione per farlo. Tutto è vedere se l'Italia politicamente, il governo politicamente, accettano questo tipo di politica che contempla non il soccorso e il trasporto nei porti italiani, bensì il respingimento, che è un'altra cosa. Ecco, ieri abbiamo sentito Macron ringraziare pubblicamente Gentiloni, però qualcuno ha letto in questa iniziativa francese un po' una marginalizzazione, no, del ruolo dell'Italia in Libia. È così a questo punto, anche all'uso delle parole di oggi, di Ma Al-Serraj? allora si sta determinando una coalizione molto ampia di cui sono parte gli Stati Uniti, la Russia, l'Egitto e la Francia. Noi possiamo andare soltanto al traino ed evidentemente è quello che ci accingiamo a fare. Non sarà neanche la prima volta che l'Italia cambia punto di riferimento della sua politica libica. Non credo che abbiamo grandi scelte. Il fatto che la Germania solidarizzi con noi dipende dal fatto che l'appoggio garantito da Trump alla Francia viene visto verosimilmente a Berlino come un tentativo di contenere la forza della Germania in Europa e quindi mi pare che si stia creando questo tipo di contrappeso. Insomma, noi ovviamente, per quello che comprendo, stiamo scegliendo quella pista là, ma non so a che risultati potrà portare. Io credo che non sarebbe stato male per il nostro governo un paio di mesi fa fare una scommessa più coraggiosa su Trump, che ci proponeva di assumere responsabilità ancora più grandi in Libia. Il fatto è che noi stiamo entrando in una stagione elettorale e chi in questo momento ha le redini del governo non ha molto interesse a mostrare la vicinanza all'attuale amministrazione americana, mentre invece il presidente Macron le elezioni le ha vinte. E non si pone altro problema che come realizzare gli interessi nazionali del suo paese e si sta dimostrando di un grande realismo. Quello che sta accadendo è la satellizzazione dell'Italia alla Francia e lo vediamo anche in campo economico, come è stato accennato in precedenza con la vicenda di Fincantieri. Fincantieri. Ecco, tra i punti di questa intesa di Parigi c'è anche la costituzione di un esercito regolare. Questa è un'ipotesi realistica? Chi ha veramente il potere poi di smobilitare le milizie che attualmente combattono sul campo? Lì evidentemente la prova di forza sarà con Misurata. È Misurata che deve accettare di mettere le proprie forze sotto Haftar e verosimilmente questo rappresenterà un problema. Vedremo anche come si posizionerà la Turchia, che di Misurata è sostanzialmente lo Stato protettore.
Ecco, Haftar ha avuto una legittimazione anche politica che prima di Parigi non aveva, anche abbiamo visto in questo vertice. Quali sono i paesi che lo sostengono e che cosa cambierà anche per lo sfruttamento poi delle risorse petrolifere del paese? Ne abbiamo parlato a lungo. Ma dietro Haftar c'è soprattutto l'Egitto di Al-Sisi e quindi tutti i paesi che in questo momento sono molto vicini all'Egitto, in primo luogo la Russia, poi la Francia, quindi gli stessi Stati Uniti. Non dimentichiamo che per Donald Trump Sisi è un pilastro del possibile disegno di stabilizzazione del Mediterraneo. Ecco, allora noi intanto la ringraziamo, grazie Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luiss, grazie, abbiamo fatto il punto su quello che sta accadendo, ovviamente ne continueremo a parlare, grazie.